Sono Mario Badolato. Stasera l'occasione di facciamo l'inaugurazione del nuovo laghetto, sempre con l'aiuto della ditta Squillace che ci ha donato il mosaico. E niente, stasera la partecipazione c'è stata, anche se è mancata un po' la presenza dei nostri politici, diciamo. Però sono sempre presenti lo stesso. Chi siete e che cosa fate? Noi siamo un gruppo di volontari, io in particolare curo sia il laghetto che le aiuole, però faccio parte anche di un gruppo che curiamo le aiuole sul lungomare di Lido, almeno una piccola fascia. Quante aiuole? Siamo all'incirca 8 persone come aiuoliste, però ci sono tante altre persone che ci aiutano giornalmente a curare questo verde che piace alla gente, piace la novità di vedere una bambolina, un qualsiasi pupazzo, un'aiuola curata e magari anche con qualcosa adornata, diciamo. Fatto tutto da volontari? Sì, sì, tutto da volontari, anche risorse. Le ditte dove compriamo la roba ci aiutano, ci fanno sconti, partecipano anche loro con volontà perché hanno nipotini, figli, perciò è una cosa che vale per tutti. Quanti pesciolini ci sono? No, pesciolini ce ne abbiamo abbastanza, ce ne sono più di un centinaio. E adesso cosa chiedete al comune? C'è da niente, soltanto formalizzare... un altro incontro, anche se già l'abbiamo avuto con l'assessore Cavallaro che è molto partecipe, ci viene incontro sulle nostre richieste, però ci sono alcune cose, forme burocratiche, dove noi non tanto siamo propensi, diciamo, a farle. Si potrebbe trovare una soluzione più congrua, diciamo, per velocizzare le cose. Ma perché siete in pratica abusivi? Cioè, si ritiene che siamo abusivi, anche se siamo qua da 2 anni, perciò... È un paradosso. È un paradosso. C'è stato anche il comune che ha proposto sui giornali adotto noiola, che poi si è persa sta cosa. Però penso che ancora si possa fare, o almeno spero che il comune venga incontro a queste cose, perché siamo l'unica città che non si possono adottare l'aiuola, mentre il regolamento si potrebbe anche modificare come fanno le altre città.